prosegue il rapporto ormai che viene da 2 anni a questa parte con la Rete Teatrale Aretina, con la quale collaboriamo per la realizzazione di spettacoli al Teatro Pietro Aretino per bambini nella fascia quindi dell'età scolare e anche di nuova drammaturgia e drammaturgia contemporanea, quindi con spettacoli adatti in particolar modo a quello spazio. Tra l'altro credo tra un po' di tempo ci sarà anche un discorso aperto col Teatro Petrarca. Ah beh, quello per ora sarà da venire, ma in ogni caso poi il Teatro Petrarca ospiterà in primis la stagione ufficiale, diciamo, mentre con la Rete noi collaboriamo per quanto riguarda la drammaturgia contemporanea, che ovviamente trova la sua migliore collocazione al Pietro Aretino oggi e magari un domani al Teatro Mecenate. È assessore alla cultura e assessore anche al polo teatrale, abbiamo costituito proprio un polo teatrale, abbiamo fatto sistema fra i vari teatri, stanno lavorando i teatri tenda, il teatro Pietro Aretino e il Teatro Mecenate, proprio al Teatro Pietro Aretino, una grande stagione che ha nel segno della contemporaneità grandi temi sociali, ricordo per esempio un'opera su Scampia e grandi protagonisti della scena in un piccolo ma importante teatro, il Pietro Aretino. Un accordo che vede 3 punti principali, che sono la promozione della drammaturgia contemporanea, del teatro contemporaneo, per cui la rete promuove la rassegna Teatri d'autore, un lavoro costante con il mondo della scuola che prevede sia una rassegna dedicata al pubblico scolastico, appunto Mappamondi, con le scuole dalle scuole materne fino alle scuole superiori, più incontri di didattica della visione, per cui si va direttamente nelle scuole a formare il pubblico scolastico rispetto a quello che poi vedranno sulla scena, e un'attività invece più trasversale di formazione del pubblico, quindi di educazione del pubblico alla sensibilità al linguaggio teatrale, con attività come gli spettatori erranti, quindi che mirano alla creazione di un pubblico teatrale nella nostra città.